Sicuramente l'approccio oggi non è stato positivo, anche perché basta vedere il risultato che è stato abbastanza pesante, anche se sono stati degli episodi anche particolari, però sotto questo aspetto dobbiamo migliorare, perché ci è capitato anche a Carpi la stessa cosa e purtroppo oggi ne abbiamo subiti un po' di più e non sempre si possono recuperare le partite. È un peccato perché ci tenevamo all'imbattibilità, purtroppo è successo, però magari un risultato del genere ci può anche servire da lezione. Noi dalla partita di oggi dobbiamo prendere tanti spunti, perché dobbiamo cercare di migliorare e la partita di oggi sicuramente ci può dare tanto per farci migliorare. Questo è sicuramente un nostro punto di forza, quello di non mollare mai. A fine primo tempo eravamo tutti dispiaciuti, ma negli spogliatoi penso che abbiamo trovato la carica giusta e siamo entrati in campo, abbiamo fatto due gol, abbiamo sfiorato il terzo che sicuramente ci poteva permettere di fare un arrembaggio finale che poteva portarci a non si sa quale risultato, però il calcio è anche fatto di episodi. Oggi il palo ci è andato contro, loro hanno fatto un gran tiro della distanza che diciamo ha chiuso la partita. Ti ripeto, dispiace per l'approccio, però dobbiamo anche prendere qualcosa di positivo che è sicuramente il secondo tempo. Sì, dobbiamo fare qualcosa in più, anche se ti ripeto, magari sono stati degli episodi che sicuramente speriamo di non ripetere più, ma noi ce la mettiamo tutta, lavoriamo intensamente, studiamo le partite che abbiamo fatto noi e cercheremo sicuramente di migliorare gli errori fatti. Sì, probabilmente magari se andavamo sul 4-3 potevamo giocarci le ultime chance come abbiamo fatto fino alla fine, perché poi abbiamo preso il 5-2, magari che avevamo creato già altre 3-4 palle gol per andare sul 4-3, però sappiamo tutti che non è questo, diciamo, il problema di come è nata la partita e di come si è un po' creata la situazione durante la gara. Siamo partiti subito, abbiamo preso un gol su un calcio d'angolo e poi diciamo non abbiamo avuto un approccio come di solito abbiamo. Probabilmente le ultime due partite fuori casa abbiamo un po' peccato sotto questo aspetto, e qualsiasi evento successo durante la gara nei primi minuti ci ha castigato. Devo dire pure che sull'azione del rigore sono curioso di rivederlo, perché ha fischiato un rigore su di me che non lo so, mi lascia un po' perplesso, però sì, ma ho capito, però il guardaline dico, se riesce a vedere a 20 metri con 20 persone dentro l'area di rigore, io gli faccio l'applauso, visto che eravamo in 15 dentro l'area, perciò non credo come lui abbia fatto a vedere un'azione del genere. Però va bene così, pigliamo il risultato del campo e l'unica cosa diciamo che salviamo da questa partita è il secondo tempo da grande squadra che abbiamo fatto, perché diciamo il secondo tempo loro hanno fatto un tiro in porta, giustamente vincevano 4-0, però la squadra ha creato 7-8 occasioni da gol, prendendo due pali, facendo due gol, facendo altre tre occasioni limpide per cercare di recuperare la partita. Questo è stato sempre lo spirito, il gioco che ci ha sempre contraddistinto. Ripartiamo da queste cose positive e sicuramente miglioriamo quello che non abbiamo fatto all'inizio. No, innanzitutto diciamo che mi fa piacere quello che ha detto, perché dobbiamo essere, soprattutto noi con più esperienza, a mettere al proprio agio i ragazzi, che i ragazzi di oggi sono stati, anzi faccio i complimenti a tutti, perché quelli che hanno giocato hanno trovato difficoltà ma si sono dannati, hanno giocato alla grande, perciò dico che noi grandi probabilmente li dobbiamo mettere in condizione di rendere al 100%, e oggi probabilmente si sono trovati in campo e diciamo che la prima mezz'ora diciamo tutta la squadra non c'era, però non abbiamo preso dei gol su azioni, abbiamo preso dei gol molto strani, devo dire il primo su un calcio d'angolo, su un blocco, su un calcio d'angolo che non c'era, il secondo mi ha fischiato un calcio di rigore, perciò dico probabilmente oggi ci siamo giocati tutti i jolly in maniera negativa, nel senso che ogni palla che era all'ingresso dell'area ci hanno fatto gol, anche il terzo io dal campo ho avuto l'impressione che c'era un fuorigioco di 2 metri di Zecchin, però l'arbitro non l'ha visto, io non voglio parlare di loro, però ogni tanto ci sono degli episodi che, diciamo che gli episodi hanno girato bene. Oggi non hanno girato in maniera positiva nei nostri confronti, cioè noi ci abbiamo messo del nostro, più qualche episodio diciamo che non è stato a nostro favore ha inciso un po' a questo 4-0 del primo tempo, che se guardiamo, io dico, per il secondo tempo la qualità del gioco delle due squadre, pensare che il Trapani perdeva 4-0, probabilmente dobbiamo fare un mea culpa grosso da parte nostra, però ripartiamo dal secondo tempo, accantoniamo questa partita, dispiace perché prendere 5 gol fa male, con un Trapani che ha sempre dimostrato di essere Trapani e non quello visto nei primi 25 minuti oggi.